La lunga campagna elettorale volge al termine, da lunedì nuovo sindaco, per lei la speranza sarà Gualtieri, quale prospettiva per Roma? Secondo me con Gualtieri per Roma c'è la prospettiva di una città che mette al centro il merito, l'efficienza e soprattutto che ha una visione di ritornare a essere una grande capitale europea. Io credo veramente che Roberto abbia dimostrato in questa campagna elettorale di avere i contenuti e le soluzioni ai tanti problemi dei romani, e questo rimane centrale proprio in quello che verrà fatto domenica e lunedì, cioè le persone andranno a votare il sindaco e possono scegliere una persona che è in grado ed è capace di affrontare la complessità di una città come Roma. Nel primo turno ha vinto l'astensione, siete riusciti magari a coinvolgere di più chi non è andato a votare? Lo spero moltissimo perché questa volta il voto è fra due candidati, quindi è molto più netta l'offerta, tu lì qui non c'è più chi è più, gli piace più una persona o un'altra, qui si sceglie tra due visioni diverse di Roma, due visioni diverse anche del modo di stare insieme in una comunità, di vivere insieme, di cosa vogliamo che sia questa città, no? Una grande capitale aperta al mondo come è sempre stata e com'è nella sua tradizione. Auspicate di più l'aiuto degli elettori di Calenda o quelli che hanno votato la Raggi la prima volta? Io spero che tutti votino Roberto Gualtieri, perché qui appunto, come dicevo, la scelta oggi è tra Gualtieri e Michetti e credo che sia di fronte a tutti il fatto che non c'è partita.